serie bwin, tutti i colori della passione. Per la 16ª giornata del campionato di Serie bwin, Alessio Scida di Crotone va in scena la partita tra il Crotone di Menechini e il Torino di Ventura, capolista con 34 punti in classifica, ma che arriva in Calabria con la pesante assenza di Rolando Bianchi, squalificato per 3 giornate. Menichini opta invece per il solito 4-2-3-1, non gioca Juric, gioca Ciano. L'arbitro della partita è Nasca di Bari, parte dopo appena 30 secondi, molto forte il Crotone. Sansone si fa tutta la zona ridosso dell'area di rigore, poi va a concludere con un destro che costringe Coppola al primo grande intervento della partita. Al quinto, scontro tra Ciano e D'Ambrosio, alle conseguenze peggiori il giocatore del Torino che resterà in campo, ma sarà un colpo quello ricevuto che avrà i suoi effetti nel corso della gara. Il Torino prova a spingere al 21esimo su una grande idea di Sgrigna, Antenucci viene chiuso all'ultimo da Correia in calcio d'angolo. È proprio l'ex vicentino il più ispirato tra i granata, qui va a cercare il colpo di testa di Ebacqua, ma abruzzese è molto bravo ad anticipare il giocatore ex varese e a mettere il pallone in corner. Ancora Sansone va a colpire il palo al 33esimo con questo tiro a girare. C'è forse anche una deviazione di Coppola, questa sicuramente la migliore opportunità costruita nel primo tempo da una squadra calabrese che si fa preferire. E Ventura naturalmente è molto deluso, ma un minuto più tardi c'è la risposta dei suoi con questo sinistro quasi dal limite dell'area da parte di Parisi che termina fuori di poco. 2 minuti di recupero concessi dall'arbitro Nasca, le squadre vanno al riposo a reti inviolate e l'espressione di Ventura dice tutto sul suo grado di soddisfazione sulla partita del Torino. Non ce la fa D'Ambrosio per il colpo che vi abbiamo documentato prima, entra al suo posto Di Cesare che gioca come terzino destro. Menechini sembra invece piuttosto contento dei suoi, che però rischiano tantissimo al 61esimo quando Florenzi ferma il tentativo di battuta a botta sicura da parte di Ebagua dopo un grande contropiede portato avanti da Stevanovic e da Sgrigna. Primi cambi, finisce la partita di Ciano al 63esimo, inizia quella di Juric, mentre nel Torino esce un impalpabile Ebagua e Ventura schiera a destra Verdi con lo spostamento al centro dell'attacco di Antenucci. A sinistra invece va Stevanovic, ma il protagonista è ancora una volta Ferdinando Coppola con questo miracolo sul bellissimo destro a scendere da fuori di Gaetano Khalil. Tutta la rabbia del portiere ex Siena, Napoli e Atalanta. Grande la conclusione del brasiliano, ottima la risposta anche spettacolare di Coppola. Torino che invece fatica molto a creare palle gol, qui Verdi prova a far tutto da solo dopo aver ricevuto da Bascia, ma il suo sinistro non incide e Bindi blocca a terra. Una delle poche opportunità costruite nel corso dell'intera partita dal Torino, mentre Bindi dà indicazioni ai suoi, prova Menechini a giocarsi anche la carta pettinare, esce uno degli ex di turno, Gabbionetta, partita molto deludente per lui. Khalil ci prova ancora dalla distanza su calcio di punizione, oppone i pugni Coppola e dice di no. La risposta dall'altra parte con la discesa sulla sinistra di Parisi, pallone per Verdi che controlla con il petto, poi destro un po' troppo schiacciato, è comunque prezioso l'intervento di Tedeschi in calcio d'angolo. Nel finale anche l'altro ex milanista Oduamadi prende il posto di Stevanovic, ma l'ultima occasione ancora una volta di Sansone, il migliore dei suoi con questo destro che termina fuori di poco. Non basteranno 4 minuti di recupero, finisce 0-0 tra Crotone e Torino. E per i granate un punto positivo, il terzo pareggio di fila.